politica, lo hanno detto in tanti ed è giusto ribadirlo, perché si passa dalle parole ai fatti. Credo più di un decennio, anzi qualche decennio, a parlare di città dell'aerospazio e finalmente oggi, grazie a un lavoro fatto col Politecnico, con i privati, con Leonardo, con tutta l'industria aerospaziale, ma anche con un contributo importante economico e di lavoro dell'assessore Tronzano e economico appunto della regione Piemonte, oggi vediamo una ruspa al lavoro, che testimonia la prima pietra, in questo caso il primo abbattimento per fare posto a quella che sarà la città dell'aerospazio. Qua in particolare il Politecnico formerà i giovani, formerà gli ingegneri aerospaziali che avranno la possibilità poi di avere qua il loro luogo di crescita anche professionale, perché qua ci sono le più grandi aziende del mondo dell'industria aerospaziale, qua ci sarà la città dell'aerospazio intesa anche come parte turistica per poter far sì che questo diventi anche un fenomeno di attrazione, qua c'è una pista di decollo e atterraggio che potrà essere messa a disposizione per provare e testare tutte le innovazioni. Per cui, come mi piace ricordare, il lavoro che si fa poi porta i frutti. La scorsa settimana Mirafiori rivive con l'Hub del Recupero e questa settimana finalmente parte questa città, che testimonia il radicamento dell'industria aerospaziale in Piemonte, che negli ultimi 2 anni ha visto passare i propri occupati da 20.000 a 35.000, che ha visto crescere di 100 unità le proprie aziende, che ha visto passare il volume d'affari da 7 miliardi a 8 miliardi.